Professore, un'ultima cosa, sempre parlo degli anni Ottanta, i rapporti tra Solopaga e Telese, come furono? Molto molto cordiale, sta la foto della partecipazione per il 50° anniversario dell'84 per il discorso quello che ha fatto. Quello dell'84, perché non diventa come finire? Non l'ho visto prima, perché poi c'è un importante corredo fotografico. Ma Teresa ha sempre pestato i piedi per l'autonomia, però non c'è stata fatta la stessa associazione, eccetera, però non è riuscito mai a ottenere niente. Se non che nel 1934, esamine fascista, Podestà di Solopaga era il Guglielmo Voglia, che era uno squadrista fascista, ma insomma di quelli che faceva le cose giuste. Anche diciamo il cugino, mio suocero, dice, però tu l'acqua ce l'hai, però non la devi dare pure agli altri. Dice, c'è stata una condanna privata. E tutte le volte faceva attingere al piano, ora gli amici, era vietato questo, non la tiene a te e passa. C'è tutte mandi i conflitti, è tremendo. Però in quel caso, quando Teresa, diciamo, insistendo, insistendo, finalmente sarà stato qualche cosa del fascismo, eccetera, e Guglielmo Voglia dette in nulla costa di Solopaga perché Telesa fosse autonoma. E io poi sono stato a celebrare, ero sindaco di Solopaga, a celebrare il cinquantenario anniversario. C'è stato un vescovo, c'è stato Me la fai inquadrare, perché è relativa pure alla domanda. Quindi vediamo una bella foto dove c'è amicizia e simpatia tra telesini e slovacchesi, Sì, giusto? e c'è un discorso proprio fatto in quell'occasione Sta in appendice, sta proprio il discorso. Sì, c'è stato in appendice il discorso. Lui. Uno dei pochi. Vuoi menzionare le prime parole, Antonio, di questo discorso? Beh, poi ci perdiamo, troppo, ci dilunghiamo troppo. Ah, io vorrei. No, finiva, diciamo che in fondo poi in ultimo, siamo tutti sia adesso sono qua, sotto il mando della Madonna di Rosetta, perché poi desiderano molto dei voti. Sono tutto. Almeno quelli di dubbio storico. Allora sentivi le notti, arrivavano le compagnie a piedi.